Allora, buonasera a tutti gli spettatori piombinesi e ai tifosi di basket. Abbiamo qui con noi Padovano e parleremo con lui della vittoriosa trasferta a Castel Fiorentino. Allora, una domanda secca. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto nella partita di Castel Fiorentino? L'approccio non è stato dei migliori, non eravamo sciolti, non eravamo intensi nel modo giusto e siamo stati fortunati che anche dall'altra parte si vedeva la stessa, diciamo, ansia perché la partita era molto importante per tutte e due e forse è stato quello che ha condizionato una partenza un pochettino stentata. Poi ci siamo ritrovati subito con i soliti due falli di Iannilli, i soliti due falli di Modica. E la nota più positiva di tutto è che i ragazzi che stanno venendo dalla panchina, vedi Bianchi fra tutti, ma anche Malvone, ma chiunque sale adesso dalla panchina sta dando un contributo notevole, proprio quando i titolari hanno qualche battuta a vuoto. Così è stato domenica, da lì abbiamo trovato intensità, abbiamo trovato slancio, abbiamo trovato convinzione per fare la solita partita che di solito stiamo facendo negli ultimi tempi, aggressiva, intensa, anche belle giocate, anche un bel basket. Questa volta siamo stati anche più bravi nel finale a gestire meglio i possessi importanti e ci siamo portati a casa finalmente una vittoria fuori casa che era di vitale importanza. Confermo quanto detto da Massimo, infatti domenica a livello di dati statistici la panchina è una delle domeniche che ci ha dato di più in termini di valutazione, quindi l'apporto della panchina è stato fondamentale. Volevo chiedere, ecco, quella mossa che hai fatto a cavallo fra il primo e il secondo quarto, di mettere in campo 5 corti, diciamo, 5 giocatori non altissimi, togliendo Modica, togliendo Iannilli, è stata solo per i falli o era un qualcosa studiato a tavolino? Secondo me è stata la mossa vincente della partita, a mio modesto parere. Ma non è neanche la prima volta che succede, perché anche in altre partite ci siamo trovati in questa situazione. Lo stesso a Cecina era successo la stessa cosa. Il via l'abbiamo preso con Malvone e con Camillo Bianchi da 5 e da 4. Io li vedo in allenamento, so che i ragazzi mi possono dare questo. Sappiamo che potremmo soffrire qualcosa di più a rimbalzo a livello di fisicità, ma con quel quintetto lì diventiamo molto aggressivi, molto più determinati in difesa. È stata una mossa dovuta dai falli, ma anche dovuto dal fatto che sia Andrea Iannilli che Francesco non avevano cominciato la partita nel modo che io mi aspettavo che la cominciassero, quindi era giusto provare con altri ragazzi. Io so quello che mi possono dare, sto vedendo che mi stanno dando molto e non ho nessuna preoccupazione a mettere in campo quando serve. Benissimo, oltretutto visto che Iannilli e Modica sono rientrati in campo molto motivati nel terzo e nel quarto quarto e hanno dato un apporto importantissimo. Sì, di solito ci si aspetta che i titolari fanno da traino ai ragazzi che vengono in panchina e questa volta è stato proprio il contrario, questa volta sono stati i ragazzi che venire dalla panchina che con loro entusiasmo, con la loro voglia di vincere, di giocare, si sono portato dietro quei titolari che avevano cominciato la partita un po' titubanti. Bene, abbiamo messo un altro tassello per la costruzione di una vera squadra. Passiamo all'immediato futuro. Domenica arriva Montecatini. È notizia di questi giorni l'infortunio di Matteo Russo. A proposito, approfittiamo per fargli gli auguri perché non siamo qui a gufare, ma siamo sportivi di basket. Un giocatore Matteo Russo lo vogliamo vedere sempre in campo. Quindi migliori auguri a Matteo. Volevo dire questo, riguardo alla partita, il pericolo più grosso ora è sottovalutare questa partita. Allora, intanto mi unisco anch'io agli auguri a Matteo, l'ho conosciuto una settimana quest'estate al camp che ha organizzato la nazionale per i ragazzi nati dal 92 in su, è stato nel mio gruppo di lavoro ed è un ragazzo che ho imparato ad apprezzare e che qui ho visto sia le qualità tecniche sia le qualità umane, quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, è un vero peccato per lui, per Montecatini e mi dispiace. E poi però questo io cerco di pensarci il meno possibile, a me non mi interessa chi verrà a giocare domenica, a me mi interessa che la squadra si presenti nel modo necessario per portare a casa quest'altra vittoria. Potrebbe venire anche già la Fortitudo o qualsiasi altra squadra, noi dobbiamo lavorare sempre con la stessa intensità, con la stessa concentrazione e con la stessa voglia di fare.
se ci troviamo mentalmente pronti possiamo giocarcela con tutti e quindi anche con Montecatini al completo. Lavoro su quello e voglio riuscire a portare la squadra a quell'attenzione. La filosofia è quella giusta e poi ricordiamo bene comunque Montecatini è fucina di giovani giocatori, di talenti interessanti. All'andata dove Padovano non c'era ci giustiziò un certo Caroli che fino allora nessuno sapeva nemmeno chi era. Domenica il sostituto di Matteo Panetta ha fatto 11 punti, quindi da non sottovalutare nessuno. L'ultima domanda e poi lascio Padovano agli allenamenti. Allora, io risalgo alle prime interviste e mi ricordo una frase che mi hai detto: la mancanza di entusiasmo. Vorrei sapere a che punto stiamo con questo entusiasmo, è arrivato in campo e magari anche nello spogliatoio o ancora non ci siamo? No, a tratti c'è entusiasmo, a tratti c'è voglia, alcuni tratti torniamo nella nostra abolia e nella nostra poca determinazione. Stiamo lavorando anche molto lì, ripeto, domenica per un certo punto della partita ce n'è stato molto e sono contento che i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, hanno capito di quello che c'è bisogno e lo stanno provando a mettere in pratica. Questa, ripeto, è la cosa più positiva di tutti, che sto riuscendo ad avere quello che mi sta mancando dai ragazzi che fino ad adesso erano stati un pochettino di più sottovalutati e quindi sono contento di questo. Benissimo. D'accordo? Massimo, ti ringrazio. Se mi permetti, c'ho un tifoso particolare, Totò, che è il mio suocero, che so che ci segue e vede tutte le interviste, è sistematico sul Golfo Piombino, è una persona che mi sta molto a cuore e che mi piacerebbe salutarla. Ne approfitto, ciao Totò, seguimi, continuami a seguire che ti penso spesso. Mi unisco al saluto e ringrazio Massimo per l'intervista, alla prossima. Ciao. Vado di là, vado.